Io ho conosciuto Fellini la prima volta al cinema di Grumo a Pula, dove sono andato a vedere con il mio più grande amico di Grumo, il Casanova. E io che ero abituato agli spaghetti western, quella sera mi sentii nobilitato dal fatto che dopo il film ci impose una conversazione. E quindi io scoprì anche, diciamo, grazie a quell'opera, che il cinema era l'occasione del dibattito, dello scontro, dell'incontro, della chiacchiera, e che quindi un film in qualche modo poteva anche nobilitarti, perché ti metteva, come noi qua, che stiamo un po' parlando, tu mi dici la tua e ti dico la mia. Questo è stato il mio primo vero incontro con Fellini, e con il mio amico di Grumo ce lo ripetiamo ogni volta, perché ripetendocelo riscopriamo ancora quell'emozione che ci viene alla fine del film, questo dibattito a cui tutti quanti fumo coinvolti. Poi invece sono passati degli anni, nemmeno tanti, e io ho conosciuto Federico, perché io poi non mi prendo un po' una dimestichezza a chiamarlo Federico, perché non ho avuto mai il coraggio di chiamarlo Federico, cioè proprio perché avevo un po' vergognato. Io, diciamo, con Fellini io mi sentivo non molto complicato, però insomma ho conosciuto Federico quando preparava La nave va. Sono andato, io avevo forse 22, 23 anni, e sono andato nell'ufficio, al Teatro 5, e ho portato delle fotografie. Quando sono entrato, questo particolare lo ricordo, perché mi ricordo, perché mi disse come prima cosa: signor Rubini, non mi alzo per stringere la mano perché mi sono fatto male a una gamba, per cui io compresi che era una bugia, però mi sentii così lusingato da questa bugia, perché qualche giorno prima avevo incontrato Zeffirelli, che invece era stato così sincero con me, non mi aveva filato proprio. Ero entrato, mi disse: lei come si chiama? Dove è nato? Quanto è alto? Quanto è? Che cosa fa? Arrivederci. Zeffirelli era così, era seduto ad un tavolo, siccome c'era la panza, non poteva star seduto dietro il tavolo, quindi stava seduto sull'angolo, di modo che lo spigolo non gli desse fastidio alla panza, e non mi guardò proprio. Diciamo, quello lì è un uomo sincero. Federico invece, che mi dice: non mi alzo per stringere la mano, non sono fatto, è un bugiardo. Viva il bugiardo! Lo ritenne, diciamo, un'attenzione, anche perché nessuno gli aveva chiesto di avere un'attenzione così nei miei confronti, perché quella bugia fu un regalo. Poi mi disse: signor Rubini, guardi che in questo film non ci sono personaggi per lei, forse un marinaretto. Mi ricordo anche questo, perché marinaretto non era esattamente un'espressione per me solita. Poi però sulla soglia mi disse: comunque io e lei un giorno lavoreremo insieme. Ma mi disse proprio così: io e lei un giorno lavoreremo insieme. Io avevo 22 anni. Io ero talmente piccolo che francamente sul momento io non ero talmente piccolo, talmente inesperto, che non riuscii a dare nemmeno il giusto valore a quell'incontro. Al tempo io avevo cominciato a vivere con Umberto Marino, che è stato poi anche scrittore di alcune cose che io ho fatto, sceneggiatore e così via. Tornato a casa, Marino mi disse: ma guarda che hai fatto un incontro importantissimo. In realtà questo incontro importantissimo finì lì, non successe nulla. E qui non so come la mia memoria mette insieme poi le cose. Fatto sta che credo dopo la voce, dopo la nave va, Federico credo che abbia fatto Ginger e Fred, e poi intervista. Quindi sono passati 4 anni. Io ricordo di essere stato chiamato direttamente per fare il personaggio che ho fatto in intervista.
Pertanto quella parola, quella battuta sulla soglia, io e lei un giorno lavoreremo insieme, in qualche modo fu profetica. È andato esattamente così. Tant'è vero che io poi glielo dicevo a Fellini, dicevo, senta signor Fellini, Federico mi diceva sempre, ma dammi del tu, e dicevo, ma come la devo chiamare? Chiamami Fefè, diceva Federico. Però non riuscivo a dire signor Fellini, immaginate se era Fefè. E allora gli dicevo, gli dissi, ma dico, ma lei si ricorda che 4 anni fa mi aveva detto che un giorno avrei lavorato con lei? Lui diceva, ma davvero te l'ho detto? Poi mi guardava, sorrideva, un po' diceva, ma allora sono un mago. Ecco, Federico è entrato nella mia vita come un mago, un vero mago. È vero.